siamo con l'azienda Vinicola Ferlata. L'azienda Vinicola Ferlata è una piccola azienda di produzione biologica, giusto? Sì, siamo in conversione biologica, l'anno prossimo, con l'annata di quest'anno siamo biologici. Quindi è una grande novità e chiaramente c'è un entusiasmo da parte dei consumatori. Sì, noi facciamo 5 qualità di vino: Tokaj, vino grigio, Sauvignon. I rossi facciamo un uvaggio e un Cabernet Franc. Bollicine non facciamo, non niente bollicine. Ho portato un vino grigio e un friulano combinato con questo. Durante Bel Caro, che ha preparato delle pietanze molto ricercate appunto per adeguarsi anche alle qualità di vino biologico molto particolari. Simone del ristorante Bel Caro, abbinato all'azienda Vinicola Ferlat, cosa hai preparato di buono oggi? Abbiamo degli gnocchi di susine con confettura di susina, un piatto tipico della tradizione austro-ungarica del nostro territorio. Sì. E, no. Appunto, siamo associati alla cantina Ferlat, che può aiutarci a far provare il giusto vino rispetto a questa pietanza. Come viene preparata? Viene preparata con l'impasto dello gnocco, con cui all'interno viene messa una susina fresca, dopodiché viene cotta all'interno del forno e viene gratinata nella parte superiore con cannella e pan grattato. È un lavorone, quanto tempo ci impiegate a prepararlo? Dipende dal numero, però solitamente richiede più di qualche ora, sì, sicuramente. Quali altre pietanze preparate al ristorante? Noi tipicamente abbiamo selvaggina come piatto tipico. E andiamo sulla cultura austro-ungarica del territorio, quindi passiamo da orzo in crosta, che può essere un primo tipico, fino a primi selvaggina, ravioli, e il secondo appunto selvaggina mista con quaglie, cervo cinghiale e vari. Più ne ha più ne metta, no? Esattamente.